Vittoria che non fa una piega con la Wiro Ortona che regola con un netto e perentorio 91-69 il fanalino di coda Monteroni. Spiccata la vena realizzativa del roster abruzzese che da subito in vantaggio col passare dei minuti prende il largo. Partita insomma mai in discussione nonostante qualche errore in fase difensiva da parte dei bianco-blu. Troppo modesti Salentini, ultimi a quota 6 per contrapporre una valida reazione. Primo quarto che già annuncia il successo facile 24-16. Il successivo finisce con il parziale di 47-32. Il Monterosi accusa il ritardo di 15 punti. Solo Accademia il resto dell'incontro con la partita che non ha più nulla da dire. Miglior realizzatore dell'incontro Gialloreto con 19 punti a referto, accompagnato in doppia cifra da Martone 11, Musso 13, Castelluccia 12. Per gli ospiti invece Mavric con i suoi 14 realizzati risulta il migliore. Col ritorno alla vittoria la Wir raggiunge quota 20 in graduatoria superando Giulianova e Corrimini a braccetto. Prossimo incontro lunedì 20 marzo ore 21, terza forza del campionato Campri, tempo di derby. Avevamo bisogno di una vittoria per raggiungere una quota che per noi, quella dei 20 punti, è importante. Credo che la salvezza diretta passi almeno da altre due vittorie, quindi questo è un passettino importante. Poi non era una partita semplice, dopo la pausa venivamo dalla prestazione di Matera, dove però Castelluccio era infortunato, qualcuno era uscito malconcio. Lunedì c'è il derby contro il Campri. Quella sarà una partita importante, poi vediamo. Campri sta andando molto bene, nonostante abbia perso Serroni, ha inserito D'Arrigo e sta continuando a fare il suo campionato di alto livello. Vediamo.